Ora do la parola alla dottoressa Antonella Vitale, che si occupa di mediazione culturale, linguistica e religiosa, e metterà a fuoco brevemente quella che è la figura di questo, la funzione molto importante nel processo di integrazione del percorso di cittadinanza, che è appunto la mediazione culturale. Parto da una riflessione sul tema della mediazione culturale, che oggi è importante per diverse ragioni. La prima risiede nella convinzione diffusa che tra chi studia il fenomeno in Italia, in particolare le associazioni degli immigrati, giochi un ruolo fondamentale nei processi di integrazione degli immigrati stessi, all'interno della società che li ospita. Svolgono un ruolo di rappresentanza rispetto alle istituzioni e di integrazione tra i singoli immigrati e la società di accoglienza, nonché di dialogo interculturale. Ad esempio, le associazioni degli immigrati hanno la possibilità di porsi come intermediari fondamentali, nonché come facilitatori delle relazioni tra immigrati e i loro diversi interlocutori sociali. È evidente che l'interesse generale debba incoraggiare tutti i tentativi utili della società di accoglienza, le comunità degli immigrati concordino obiettivi validi per una società interculturale e multietnica, a fronte di una crescita quantitativamente importante delle associazioni degli immigrati, nate soprattutto a partire dalla fine degli anni Ottanta, crescita che è proporzionata a quella dell'incremento degli immigrati nel nostro paese. Nel 2006 sono quasi 3,7 milioni di cittadini tra residenti e soggiornanti, pari al 6% della popolazione. Gli stranieri residenti in Italia al 1 gennaio 2013 sono poco meno di 4,5 milioni, l'8,2% in più rispetto all'anno precedente. La quota di cittadini stranieri sul totale dei residenti continua ad aumentare, passando dal 6,8% del 1 gennaio 2012 al 7,4% del 1 gennaio 2013. Il numero degli stranieri residenti nel corso del 2012 cresce soprattutto per effetto dell'immigrazione all'estero, ma in parte anche delle nascite dei bambini stranieri, sono circa 80.000. L'immigrazione extracomunitaria, ma anche quella proveniente da paesi neocomunitari, rivela la costante dinamica incrementale tale da consentire un avanzamento della popolazione complessiva del paese, che al netto degli immigrati è già in diminuzione da una decina di anni e subisce un continuo e crescente invecchiamento. Altra ragione è che è cambiata la qualità del fenomeno immigrazione, che modifica almeno in parte anche la mission delle associazioni degli immigrati. Il dato quantitativo non è più sufficiente a inquadrare l'evoluzione del fenomeno immigratorio, che ha specifiche connotazioni qualitative. Continua ad avanzare il processo di strutturalizzazione del fenomeno che rende l'immigrazione radicata nel paese. Si tratta sempre di più di spostamenti di famiglie, di presenza multietnica in relazione alla variegata estrazione di provenienza, non solo da paesi magrebini della prima ondata degli anni 70, ma anche da quelli dell'est europeo, dalla Cina fino ai paesi flagellati da guerre civili e dalle emergenze umanitarie. Gli immigrati che arrivano nel nostro paese presentano oggi per lo più due caratteristiche. Non considerano l'Italia terra di passaggio verso altre destinazioni e manifestano progetti migratori sempre più improntati alla stabilità. Ciò permette l'insediarsi di vere e proprie comunità di stranieri. Ciò determina sia dei problemi in termini di inserimento sociale, con il rischio ad esempio che il disagio di una componente migratoria, soprattutto sui clandestini o irregolari, si cronicizzi nella devianza con contraccolpi negativi su tutta la comunità di appartenenza, ma determina anche delle opportunità per la società globale, nel segno dell'interculturalità, oltre che dei vantaggi per il mercato del lavoro. Al progetto Italia hanno ricorso alla ricerca di una cittadinanza più garantita, perché a differenza dei tradizionali paesi di immigrazione, l'Italia si caratterizza per avere molti stranieri e pochi cittadini di origine straniera. Dunque, proporre un tema di mediazione culturale è cosa sia complessa e sollecita molte riflessioni, probabilmente la più generale è proprio quella di natura politica. Riflessione che viene sollecitata in concreto ogni qualvolta raccogliamo un barcone di profughi sulle coste italiane nella disperata ricerca di condizioni di vita migliori. La seconda riflessione è di natura sociale, invece. Come facciamo a far coesistere ciò che percepiamo come diverso e sconosciuto con quello che è invece il nostro ordinario? Alcuni casi di diversità, in alcuni casi la diversità diventa la creatura aliena.
quel qualcosa va allontanare. Se noi pensiamo al segreto collegamento che ognuno di noi fa con l'immigrazione e le tematiche di sicurezza, come se chi non si conosce già di per sé una potenziale minaccia in quanto diverso, ma in alcuni casi lo tolleriamo, riusciamo comunque a tollerare. Infatti nella parola tolleranza c'è una connotazione negativa, ma in quanto negativa risulta a volte anche inalienabile, quindi tendiamo ad avere ad avere con noi comunque una sorta di accettazione. Ma ben diversa dalla tolleranza è voler avvicinare l'altro per apprezzarne la diversità nei suoi elementi costitutivi. In questo caso potrebbe tramutarsi in una forma attiva di conoscenza attraverso altre esperienze di vita e quindi di crescita, e non piuttosto di una minaccia al proprio sistema valoriale e di consuetudine. Per i provenienti dai paesi terzi c'è un altro problema, quello di stare tra le aspettative della società di origine, quindi la perpetuazione della cultura, della lingua, della religione, e le aspettative della società di accoglienza. In teoria, la posizione tra due culture in cui si trova l'immigrato potrebbe essere una risposta in più, in quanto potrebbe offrire una scelta in più, favorire una maggiore mobilità tra due alternative, permette di muoversi da uno spazio all'altro, da una lingua, quella di provenienza, ad una seconda, utile per la costruzione di rapporti sociali nel mondo. Nel concreto, ciò che è spesso difficile, perché da un lato c'è il pregiudizio sociale nella società di accoglienza, che tende ad emarginare tutto ciò che si presenta come diverso, dall'altro lato c'è la paura di perdere le proprie radici. Le realtà invisibili che si annidano in ogni storia di sradicamento, di taglio emotivo, sono situazioni affettive che rendono lo stare tra due realtà culturali un malessere esistenziale tra i più grandi. Un altro livello di riflessione è quello operativo, e si racchiude in un tentativo di risoluzione della crescente incertezza del fenomeno migratorio. Questo quesito riguarda soprattutto i livelli istituzionali e le politiche sociali adottate, che comunque sono sempre sollecitate e condizionate dall'opinione pubblica, ovvero dai contrastanti dei cittadini. Per più di un secolo gli italiani sono stati considerati come l'orda barbarica, così li ha definiti anche Giancarlo Stella in un suo libro dal titolo Quando gli albanesi eravamo noi. Andando a rivedere la storia, circa 20 milioni di italiani che emigrarono negli Stati Uniti nel secolo del grande esodo, che va dal 1876 al 1976, e ripercorrendo le vicissitudini e i comportamenti razzistici ai quali furono sottoposti, forse potremmo liberarci di molti stereotipi e luoghi comuni sui nuovi immigrati. Alcuni esempi, oppure di curiosità, dai pregiudizi che furono subiti dagli italiani. A proposito della pelle, ci consideravano non visibilmente neri nelle sentenze dell'Alabama, o come l'orda oliva ai cinesi d'Europa, in Australia. Non potevamo mandare i nostri bambini nelle scuole dei bianchi in Louisiana. Ci era vietato l'ingresso alle sale d'aspetto in terza classe, alla stazione di Basilea. Ci linciavano come ladri di lavoro, ci accusavano di essere tutti criminali, ricordandoci di rappresentare quasi la metà di tutti i detenuti di New York, di essere sporchi come maiali. Vorrei leggervi un articolo pubblicato il 14 maggio del 1909 sul New York Times. Si suppone che l'italiano sia un grande criminale. È un grande criminale. Il criminale italiano è una persona tesa, eccitabile, temperamento agitato quando è sobrio, e ubriaco furioso dopo un paio di bicchieri. Quando ubriaco arriva lo stiletto, di regola i criminali italiani non sono ladri o rapinatori, ma sono accoltellatori o assassini. Una relazione dell'Ispettorato per l'immigrazione del Congresso degli Stati Uniti del 1912 cita: generalmente sono di piccola statura, di pelle scura, non hanno l'acqua, molti ripostano, anche perché tengono lo stesso vestito per molte settimane. Si costruiscono baracche di legno e alluminio nelle periferie delle città dove vivono, vicini gli uni agli altri. Quando riescono ad avvicinarsi al centro, affittano a caro prezzo appartamenti per scelta. Si presentano di solito in due, cercano una stanza con una cucina. Dopo pochi giorni diventano 4, 6, 10. Tra loro parlano lingue a noi incomprensibili, probabilmente antichi dialetti. Molti bambini vengono utilizzati per chiedere l'elemosina, ma sovente, davanti alle chiese, donne vestite di scuro e uomini quasi sempre anziani invocano pietà, con toni lamentosi o petulanti. Fanno molti figli e faticano a mantenere, e
e sono assai violenti tra loro. Dicono che siano dediti al furto e si ostacolati violenti. Le nostre donne li evitano, non solo perché sporchi, poco attraenti e selvaggi, ma perché si è diffusa la voce di alcuni stupri consumati in strada per i peli quando le donne tornano dal lavoro. Ecco, se conoscessimo l'altra faccia della grande migrazione italiana, quella forma di vergogna e umiliazione subita da coloro che furono costretti a lasciare il proprio paese, potremmo comprendere e pensare quelle persone che partirono per fame, miseria o mancanza di lavoro. Le condizioni di vita degli immigrati italiani nelle grandi città americane erano spaventose a causa del malsano affollamento di uomini, donne e bambini aggloomerati nelle promiscuità e nel disordine. L'unica ricchezza che gli immigrati italiani portavano con sé era la forza delle loro braccia, che finivano a svolgere i lavori più pesanti e umili, rifiutati dagli altri, con le opere stradali e ferroviarie, il piccolo commercio, attività più facile di garantire un guadagno immediato a spedire alle famiglie. Chiudo con una riflessione. Concettualmente, sarebbe un utile complemento l'insegnamento dello studio della storia dell'immigrazione italiana nelle scuole. Se i ragazzi potessero sapere che noi italiani all'estero, per molte decadi, siamo stati visti come la feccia del mondo e pertanto soggetti a profonde discriminazioni, il nuovo approccio aiuterebbe a sensibilizzare le nuove generazioni ad un'apertura nei confronti delle culture dei paesi terzi. Ringrazio i benvenuti, approfitto per far venire qui al tavolo della presidenza un esempio concreto di quello che potrebbe essere oggi il nostro lavoro nella scuola. La professoressa Brunella Marcelli è un suo ex alunno, perché qui voglio dire, abbiamo parlato tanto in questo convegno di tante parole, no? Adesso passiamo ai fatti, vediamo cosa succede nell'istituto comprensivo Manin con una professoressa di lettere che insegna l'italiano e un suo alunno che adesso è un po' più grande. Come ti chiami?